Un Natale dal sapore giallo-rosso per il Roma Club Valle Corsa 1974, che presso il ristorante Valle degli Ulivi a Valle Corsa ha festeggiato i suoi 44 anni insieme con piccoli e grandi lupacchiotti che da ben 4 decenni preservano un sogno, 60 adulti e 21 bambini per festeggiare il 44esimo Natale del club. Era il lontano 1974 quando un gruppo di ragazzi diede vita ad un sogno, e precisamente il 14 settembre. Quest'anno, nella stessa data, i soci hanno festeggiato in grande stile nella suggestiva cornice di Piazza Plebiscito, una festa alla quale hanno preso parte oltre 100 persone. In tutti questi anni il club non ha mai smesso di sostenere e seguire i colori giallorossi in Italia e all'estero, con la stessa passione dei fondatori, che già da metà anni 60 decisero di riunirsi ed organizzarsi per seguire la magica all'Olimpico. Il 14 settembre del 1974, con l'iscrizione all'AIRC, Associazione Italiana Roma Clubs, è diventato per anzianità il secondo club fuori la città di Roma ed il 12esimo in assoluto a sostenere i colori giallorossi. Da fine anni 90 siamo passati all'UTR, Unione Tifosi Romanisti, ha affermato il presidente Mirko Lauretti, la quale ci supporta in tutte le nostre iniziative, quali la Befana Giallorossa, la raccolta fondi per i bambini di Chernobyl, la raccolta fondi per Lega Ambiente, il pranzo di Natale, la giornata della donazione Avis di Valle Corsa ogni 19 marzo in occasione della festa del papà, e soprattutto tra i fondatori di Diamo un calcio alla SMA, l'evento benefico a sostegno delle famiglie con bambini nati con SMA. Oggi vanta oltre 100 iscritti, è presente nelle partite con lo striscione Valle Corsa, posto in tribuna Tevere, e in trasferta con L598, codice catastale del paese. Per il futuro, ha affermato ancora il presidente Lauretti, stiamo cercando di realizzare un album con tutte le foto dal 74 ad oggi. Il 14 settembre una decina di ragazzi diedero vita ad un sogno, a noi il dovere di preservarlo e continuare ad interpretarlo.